Un saluto a tutti voi e benvenuti a questo appuntamento extra con Ranch Simulator. Hi everyone, welcome to the stream, to the extra stream of Ranch Simulator. Today we will start from the scratch, playing the new update released at 15 of July. Quest'oggi proveremo e vedremo un po' quali sono le differenze della mappa precedente, della versione dell'aggiornamento non ufficiale con quello lì ufficiale. Quindi adesso iniziamo a fare la parte iniziale. So now we must do the same things that we made before. Andiamo a trovare la tenda. So now all we will do is identical at the first version. I'll try to find I'll find a way to earn money and use money at the right way possible. Cercherò di ottimizzare i fondi. Cercando di capire quali saranno o dovranno essere le priorità. So we will find priorities. If they will be building a new house or building the stable. Quindi toccherà capire se investire sulla casa subito oppure se investire immediatamente sulla stalla and if it is possible buy soon as possible the cow. Quindi molto probabilmente la prima cosa che dovrei fare sarà quella di acquistare delle mucche. Thank you.
Adesso dobbiamo andare alla stazione di servizio. Al momento sembrerebbe essere tutto identico e preciso a com'era nella versione precedente, ma rispetto alla versione iniziale, ecco che qui si può costruire ovunque. So, at the first sight, I can't see any difference. The only one difference should be that you can build everywhere. Perfetto. Ciao Maurizio e Max, buon pomeriggio. Eh sì, approfittiamo per fare un bel pieno qua perché sto iniziando di nuovo la carriera da capo e quindi mi occorrerà un bel po' di benzina, di carburante per poter guadagnare. Ma già diverso tempo che porto Range. Lo conoscevi già tu? Allora, adesso agente immobiliare. E l'agente immobiliare si trova al concessionario. So now we must go talk to the officer. That she's in the car seller. Neanche il mio, però vedi, rispetto agli altri giochi qui, devi essere tu arrangiarti. Cioè, nel senso che non è qualcosa di scontato. Qui devi capire i meccanismi di gioco. E poi da lì devi iniziare a capire se e come guadagnarti il denaro per poter espandere il range. Quindi diciamo che potrebbe utilizzo il condizionale. All'apparenza sembrare banale, che magari è semplice, è intuitivo, ma diciamo che è un po' complicatuccio. Insomma, devi da te capire il da farsi, organizzarti e quindi poi fare la battuta di caccia piuttosto che cercare di guadagnare con il formaggio, sai, sono tante cose che, certo, nulla a che vedere con farming, ma comunque il gioco ha il suo, come dire, il suo peso particolare, insomma, è una cosa leggera, però diverte. E quindi, insomma, ci cimentiamo anche su queste cose qui. Asce martello, per il momento lasciamo tutto come sta. Aspetta, qui devo comprare anche la sega, eccola qua. Perfetto. Perfetto.
Li ho presi tutti e tre. Qui ad esempio puoi costruire, quindi in questa versione, soprattutto questa versione qui, più aggiornata, diciamo che è qualcosa di particolare. Perché prima non si poteva costruire ovunque, ma era diciamo così, molto limitato. Poi la mappa è cambiata totalmente. Infatti ha cambiato, la mappa prima era un pochettino più dispersiva, mentre adesso più o meno. Le strutture importanti, quale il concessionario piuttosto che il ristorante dove poi si porta a vendere la cacciagione o derivati dal macello, dalla parte insomma. Dove tu acquisti i maiali, li fai crescere, insomma, è qualcosa di particolare, non è una cosa, come dire, banale. Semplice questo sì, ma non semplice, non banale, come diceva, come cantavano Mina e Celentano. Non sarà, come dire, graficamente eccezionale, ma se consideriamo che il gioco è in via di sviluppo, voglio dire, le potenzialità sono infinite. Cestino per le uova, ecco, cosa ho dimenticato. Già che mi ci trovo, prendo pure una confezione di proiettili che tornano sempre utili durante le battute di caccia. Andiamo, che qua le gallinozze si stanno facendo il bagnetto. Ed in tempo reale sta piovendo anche qui. Non so se l'audio. Nell'audio si sente la cadenza della pioggia che cade. Cadence. Cadence, cadet. Tira fuori i polli. Non facciamoci fregare. Che dice verso il concime? Ah sì, concime, ok.
Mi ero dimenticato che qui anche i gesti fanno la differenza. Quindi procediamo. Eamus. Allora, oh, ci hanno fatto le uova. O l'uovo. Le uova. Mettiamolo a terra qua. Sperando che non facciano danni nel frattempo qui. Allora, devo raccogliere gli alberi, quindi io già so che devo costruire di là, quindi intanto mi pulisco un po', mi bonifico quest'area. E poi abbatto un po' di alberi e ti faccio vedere una cosa. Quello che può sembrare banale, invece non è banale. Perché? Allora, vediamo un po'. Assi di legno. Questo qui, 15. Allora, al momento mettiamo queste qui. 15 assi di legno. Allora, qui cosa ci dice? Prendi la tanica. Forse ci sono. Perché questo mi indica qua? Ah, ecco. Ottimo. Perfetto. In pratica, questo gioco qui è questo tizio che sarei io che ha ereditato il ranch dal nonno che è deceduto e lui dovrà cavarsela. Oltre al ranch, gli ha lasciato in eredità anche l'arma. Ecco, diciamo così. E quindi lui adesso dovrà, lui cioè io, dovrà cavarsela. Si è sentito qualcosa? In questo momento qui in provincia di Napoli c'è allerta gialla per il maltempo. Sì, in effetti non era proprio sembrava, ma lo era. Allora, l'altro sta qua. E poi se non ricordo male. Vabbè, intanto io batto qui. Devo creare meno spazio. E quindi quando poi
quando poi dovrò passare con i mezzi, avrò strada libera. Infatti ho intenzione di costruire in questo spazio qui la stalla dove poter allevare un po' di animali, soprattutto le mucche, quelle lì con il formaggio, insomma, permettono di guadagnare molto bene. Infatti in questo gioco ci sono momenti in cui il ristorante, per una questione di richieste, alza le offerte. Quindi rispetto al prezzo normale ti può praticare il prezzo tipo una volta e mezza in più di paga. E quindi se sei fortunato e riesci a produrre nei tempi giusti riesci a guadagnare anche più di 1.000 dollari, diciamo così, a consegna. Diciamo che può sembrare banale, ma bisogna capire la strategia, cosa fare prima e cosa fare dopo. Organizzazione del lavoro. Io adesso quasi quasi le taglio tutte queste tavole. E poi andremo a costruire il pollaio, che come da progetto ci dice che ci vogliono 15 assi di legno e in più dobbiamo costruire l'abbeveratoio e il recipiente dove mettere il mangime e che sono altre tavolette da tagliare. Rosso di sera. Direi che ha fatto egregiamente bene per essere un gioco ad accesso anticipato. Tu che ne dici, dottore? Di tempeste, poi in questo gioco arriva a un certo punto che inizia ad esserci le tempeste, pioggia, come si dice dalle mie parti, alzafun, ovvero piogge abbondanti, fulmini, saette, e chi più ne ha più ne mette. Ok, cominciamo a piazzare le assi qui nel frattempo. Perfetto. Poi abbiamo qua. Facciamo un attimo. Prendiamo prima tutto questo. Facciamo una bella pila. Pino, fila. Fila. Ok. 2. Perfetto. Allora adesso qui
Allora, io direi quasi quasi di andare a dormire. Continuiamo con la luce del giorno. Vediamo questi come stanno. Poi andiamo a demolire la casa, ok? Stanno bene. E adesso ne vedremo delle belle. Hai mai visto Demolition Man? Ecco, ora vedrai una. Assaggerai un pochettino della potenza bruta. Di Gigino. Del grande Gigino. GG, si provi firra. Puliamo tutto qua. C'è un po' di. Cipiamo un po'. E adesso iniziamo la demolizione ufficiale. Allora, le scale stanno qua, quindi cominciamo dal tetto. Hai visto che forza qua? Altro che bulldozer con la sfera per buttare giù i palazzi o le implosioni. Qua è tutto fatto a male. Cosa ho dimenticato? Ah, ecco, se non. Ora facciamo un bel tuffo giù. Voilà, les jeux sont faits, rien ne va plus. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Anzi, non si può dire più. Bienvenue a tout le monde. Welcome everyone. Non si dice. Hop back. Stash la scena tutto caos. Demolition. I am the invisible man. 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 Che poi non ho capito perché qua, quando si deve distruggere, va a battere la casa, qua mi fa rompere prima tutto il resto e poi dopo. Fa cadere quello che mi serve. Ho la vaga impressione che questa casa si stia sentendo un po' abbattuta. Che battutaccia da 100 lire, mamma mia. Chiedo scusa, ma non so perché. Ma mi è venuta sta battutaccia qua. Gli amici che sono in live, se vogliono sapere che tempo fa dalle mie parti, basta ascoltare l'audio della diretta. E ve ne renderete conto subito.
Demolisci l'oggetto evidenziato, ok. Meno male che me l'hai detto, che me l'ero proprio scordato. Per la serie, ricordati che devi morire. Boh, me lo segno proprio. Brallanvacci, come si dice a Napoli. Che poi significa dacci sotto. Per gli amici che non conoscono la lingua napoletana. Quindi brallanvacci, dacci dentro. Tu hai capito quanto ho risparmiato qua? Se avessi voluto chiamare un'impresa di demolizione qui, mi sarebbero rimasto giusto giusto 300 lire qua. E qua si fa tutto, è tutto un fai da te qua. Anche la costruzione della casa qua, stessa cosa. Infatti ho preso la laurea su Google su come costruire una casa. Saluto tutti gli architetti, geometri, eccetera eccetera. Si scherza ovviamente, questo è un gioco, avete il mio massimo rispetto. Ma in questo gioco qui, a quanto pare, Google ha rilasciato una bella licenza qua per abbattere la vecchia casa del nonno, che non si trova proprio in ottimo stato, in ottime condizioni, e quindi purtroppo è toccato abbatterla, che bufa. Comunque questo è un super piede di porco, non so se si può dire. Questo attrezzo per Twitch si chiama piede di porco perché ha la forma, la parte, un'estremità ha la forma della zampa del maiale. Quindi mi dissocio da questa parola, ma è italiano, per cui per qualsiasi cosa, please check the Italian dictionary, vocabolario. L'ultimo pezzo. Olè, vai. Allora, so, let's check if I need to clean around here. There is just the woods. There is the pozzo. So, adesso vado a... Oh, ho lasciato la porta aperta qua alle galline. Vabbè, le ho lasciate andare. Dove stanno i gallini? Ah no, stanno di là. Stavo confondendo la... A posto. La partita precedente. I was in trouble because I was thinking... I was warned about the chicken. So now I remember that
This is a brand new gameplay, so I have to rebuild from the scratch. What I need. So now, Gallanella. Questa. Ok. Anzi, quasi quasi. L'abbeverato io lo costruisco qua. Lascio qua dentro. Eccolo qua, abbeveratoio piccolo. Poi la mangiatoia, quasi quasi li lascerei qui. Allora, ho tagliato un po' di assi, quindi andiamole a recuperare. Recuperation. E al momento ok, queste mi sono avanzate. Andiamo a prendere anche il mangime. No, questo lo lasciamo qua a terra. Allora, recuperiamo queste. Ok. 1129 dollari. Allora, su. Let's go, andiamo avanti. Salviamo. Allora, sono le 13:41, gioco 13:40. Vediamo se riusciamo a fare una battuta di caccia veloce. Equilibrista, equilibrista, ista, ista, equilibrista. Vediamo, ok, la pistola è carica, perfetto. Vediamo un po' se troviamo qualche orso da cacciare. Così non fosse, allora ci toccherà costruire un recinto e iniziare a vedere se si riesce a comprare qualche mucca. I have to check and try to hunt the bears, and if I will fail this, I should try to buy some any coal for
for earning money, which is formaggio. Now we must be careful in this area because there are a lot of birds. Disco inferno, burn is a burn. I use this tactic. I attract the attention of the bear, then I run back near the car, or that kind of half car. I will take cover, and I try to secure my back. Quindi cerco di attirarle tutte in un punto, possibilmente nei pressi dell'automobile o di quello che dovrebbe essere un derivato di un'automobile, per coprirmi le spalle, intanto con il mezzo, e quindi non essere esposto. Non essere esposto al caputtischen. Dov'è? Orsacchiotten? Vieni, Orsacchiotten. Vediamo un po' dove che ho messo l'auto. Mi sono scordato. Allora dovrebbe essere a Cambuvasch. Eccola là, Orsacchiotten. Oppla. Utilizzo questa tattica anche perché con un altro orso. Quando siete inseguiti da diversi orsi, questa cosa qui vi permetterà di poter mettervi. Ecco, ho fallito di nuovo. Vi permetterebbe di effettuare una manovra in maniera più sicura. So I use this kind of movement to be a little bit more secure. And when you run back to the car, if there are two or more beer, you will have a chance to make them touchdown, and you will survive. I will survive. Na 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 na. Let's mark this position. Ora metto questa posizione qui in modo tale da poter ritornare in maniera rapida al punto il punto più sicuro, ecco, diciamo così.
Just a moment, un attimo solo. How deep is your love? Ok, perfetto. Allora, riepilogando, andiamo a vedere se c'è qualche altra cosa da cacciare. E qui mi sa che non abbiamo nemmeno abbastanza spazio per trasportarli tutti. Ok, io direi che può bastare. Andiamo a comandare. Ok, allora rifiniamo il mezzo. Apriamo la sponda. Fabrizio da Vuno ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello Grazie, stream. Grazie Maurizio Max. Buona serata, scusami se spero di averti letto in tempo. Qualora non l'avessi fatto, ti chiedo enormemente scusa. Uno RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti a tutti, grazie per il raid. Fabrizio Dav2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Scusate, ma la live di oggi è stata un'improvvisazione, diciamo così, un fuori programma. È per questo che, in via del tutto eccezionale, sto streamando di lunedì. Cerchiamo di metterli più o meno. Questa mi sa che è un po' più grande, non so perché. Ecco qua. Il metodo Miticaccio. Che Miticaccio è un bravissimo streamer. Che saluto e che seguo tantissimo. Mi raccomando, fatelo anche voi, seguite l'amico Miticaccio, l'amico alla zappa storta. 9 gire. E tutti i canali consigliati da Zio Dablo. Allora, ora ne resta uno e bisogna andare poi.
No, dai, non è possibile. Se ne è pas possibile. Allora, recuperiamo l'ultimo pezzo. Recuperiamo l'ultimo pezzo qua e vediamo come meglio possiamo posizionare queste cose. E qua è una bella impresa metterla tutta a posto qua. Ok, questo è andato. Vediamo un po' se riusciamo a combattere un po' meglio. Che stare qua non ci vuole andare. Dai, l'ultimo pezzo. Non fare cattivo, dai. Non faccio cattivo. Quasi sicuramente. Perderemo il pezzettino di carne, eccolo lì, che è volato. Vediamo un po' dove si trova il ristorante. Dai, per uno su, per un solo pezzo, sai che devo venirla a prendere un'altra volta. Devo comprare finalmente. Perfetto. Allora.
Al momento però il ristorante è chiuso, quindi si ritorna domattina, di mattina. At 9 p.m. restaurant is closed, so we will come back here during the morning. In the morning, pam pa pa pam, in the morning. Diamo un'occhiata alle galline. Buongiorno, colonnello. Non ha preso il... Quasi quasi andrei a fare un salto al ristorante per vedere. Prendiamo una scorciatoia. We will take a shortcut. Hoping that restaurant we will pay us a little bit more. Sperando che il ristorante possa pagarci qualcosina in più. No, ok, ma vendo lo stesso. So. Thank you, James. Welcome. Welcome to the stream. Quindi, so now I should build the stable, the barn. Okay, so now I have to go. To go back to the ranch and make a project, made a project for the barn. Barney Flintstone, it's the Flintstone.
No, 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 Yabba-doo. This part of this game is quite hard because you need to think what you have to do, and then you have to work hard. So now we will try to make a project. One, two, three. And that's it. Quindi, I need only wood at the moment, but later I will need part of metal. And I have to cut wood. Nothing. Ogni tronco produce due assi di legno. Every block of piece of wood produce two plants of wood.
Allineati e coperti. Cheers, alla salute! Relax.
continuiamo a tagliare gli alberi per poter produrre legno. So we have to cut trees for making some piece of wood. Dobbiamo continuare a produrre pezzi di legno, perché così facendo, solo così facendo, potremo intanto costruire la stalla, anche perché al momento ciò che ci farà guadagnare è appunto la stalla, quindi per questo che non costruirò la casa. I will go on cutting woods till I will finish the bark, because this game is very important to earn money, so I can spend money for building the home. Will not have enough money to buy product for making the barn and the accessories, as the grain silos. So the first important thing now is building the barn. Priority, maximum priority for the barn building. It's not body building. Ok, abbiamo recuperato un pezzo di legno qua. Andiamo avanti.
Ci sono molti pezzi di legno da tagliare. We have a lot of axle to produce.
questa parte del lavoro può risultare noioso, ma estremamente importante. This part of this job should be so boring, but it's a very important part. The making of. And we have 1.300 dollari. Ok. Dato che costruire le porte, la porta frontale, la porta principale, richiede molto, molto materiale costoso al momento, non metterò la porta, ma costruirò un recinto alla stalla. So, in this moment, I will not build the main door of the bar. So I will only build a ranch outside around the main exit. I will only build the side doors, two side doors. This is the only way for earning money and buying some cow. On this map, you will earn a lot of money if you produce cheese or derivate from the cheese, from milk. So this is my this is my strategy at the moment. I have found this strategy the best at the moment. Begin our activity in Ranch Simulator. E quindi, dato che la mia priorità in questo momento è acquistare le mucche, cercherò di ridurre al minimo le spese. Perché è risaputo che sul Ranch Simulator si guadagna bene con i derivati del latte, quindi con formaggio, e di conseguenza inizierò appunto e cercherò di iniziare acquistando le mucche. Thank you.
Sorry, scusate, ma quando il tempo non è buono ci sono un po' di cose da fare. Ok, adesso procediamo. Sorry, but when the weather is not good as today here in Napoli, there are some time, a lot of stuff to do. So I am back now. Pom 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 Let's go. Andiamo a comandare. Ciao, benvenuto alla live.
Eccoci qua. Ok, allora. Adesso giusto devo costruire lo steccato, perfetto, quindi andiamo qui. Quindi mettiamo qui tutto bene, a parte un po' il lavoraccio da fare qua, che ne è veramente tanto da fare. Sono ripartito da zero qui con il ranch, e parte un po' il maltempo qui dove sono io, in provincia di Napoli, che c'è un'allerta meteo gialla, di colore giallo. Benvenuto alla live, scusami, ma anche tu giochi a ranch? Quello che posso dirti di Ranch è che è un gioco che richiede molto spirito di adattamento. Può sembrare banale, ma non è proprio così. Anche io gioco a Farming. Spero che Farming 22 abbia qualcosa di un po' più manuale e non solo fatta dai macchinari. Un po' come Ranch, che ti permette di fare la mungitura a mano. Sarebbe veramente qualcosa di molto particolare. Anche se comunque Farming 19 mi ha fatto. Io gioco con Farming 19, ci ho giocato un bel po' di ore, più di 3.000 ore in 2 anni. È stato qualcosa di incredibile. Mi ha veramente appassionato tantissimo. È stato qualcosa di fatto veramente bene. Allora, andiamo a recuperare un po' di legna qui e iniziamo a costruire il nostro steccato. Allora, qui ora però sì, c'è ancora un po' di legno, perfetto. Quindi andiamo avanti così. E al momento però è un po' un casino, magari mi organizzo meglio la prossima volta, perché il Discord è un po' solitamente lo utilizzo solo quando ho
Vado in multiplayer. Però magari mi cercherò di organizzarmi meglio, insomma, per la prossima occasione. Non prenderla come un'offesa, ma sai, cerco sempre di portare a termine una qualsiasi sessione di gioco così come l'ho iniziata. Se l'avessi iniziata col Discord, insomma, sì, non avrei avuto alcun tipo di problema. Però avendolo cominciato così in single player senza il Discord, come dire, sarebbe un po' atipica, ma non prenderla, ti ripeto, non prenderla come una mancanza nei tuoi confronti di fiducia o altro, ma è. Sono un po' schematico quando faccio queste cose qua. Farming. Io ultimamente, proprio ieri, ho portato la DLC Alpine. Quella talebano, carissimo, buon pomeriggio, ben ritrovato, presidentissimo. Oggi qua mi tocca fare lo straordinario qua, al ranch. Questa è una sega elettrica, la più lenta che esiste sul gioco. Al momento, essendo un po', come dire, un po' con le pezze a colori, allora devo un po' tenermi un poco sulle spese. Poi, una volta acquistate le mucche, inizio a produrre formaggi e cose così, inizia ad essere un po' più sciolta e disinvolta la partita. Al momento qua tocca arrangiare. Ah, già sono le 19:15 qua nel gioco. Ma si fa un'altra volta notte qua. Senti come taglia. Allora, diamanti, però sto spazio non mi piace.
Sto recinto è venuto uno schifiz, come direbbe il grande Do. È una ciofeca, una schifiz, una zuzza, ma per essere un po' più light. Leitmotiv, recinzione di legno, ecco qua. È una ciofeca. Allora, Ranch, essendo un gioco in via di sviluppo, al momento diciamo che ci sono alcuni piccoli accorgimenti da fare ancora al gioco, però promette bene. Infatti è cambiato notevolmente il gioco dalla prima versione, diciamo quella lì appena uscita. Infatti la mappa è totalmente cambiata. E qua mi sono scordato un altro volta di mettere questo più sotto. Diciamo che meglio di così non si può fare. E quindi è un gioco che promette bene. Promette tanto. E quindi se dovessi dare un giudizio così, magari aspetterei un pochettino perché è appena uscito, quindi credo che bisognerebbe dare. Bisogna dare agli sviluppatori l'opportunità di poter portare migliorie. Ma sono estremamente fiducioso da questo punto di vista qua. Quindi voglio dire, paga poco. Dipende. Come ho già detto prima, bisogna arrangiarsi. Nel senso che bisogna essere capaci di organizzare, vedere il da farsi e poi metterlo, diciamo così, in pratica. Si tratta di capire i criteri del gioco e poi, una volta intuita la strategia, allora si inizia a far loro dare meglio. E qui per esempio pagano bene i prodotti caseari, soprattutto il formaggio a muffa blé, a muffa bianca, quelli li pagano veramente tanto, quanto dico tanto tanto. C'è da un pochettino appunto capire. Non è di quei giochi intuitivi che tu metti e subito guadagni. Qui devi, come ho fatto io, capire bene la sequenza da fare. Ad esempio, quando si inizia normalmente, io all'inizio ero tentato e costruivo la casa, però poi per costruire il ranch, il granaio e che dà a mangiare gli animali e il mulino che tira l'acqua dal suolo e riempie le vasche degli animali, non riuscivo a completare i lavori perché davo la priorità alla casa, cosa che in questo gioco qui vi faccio vedere. C'è la tenda dove
uno può dormire, che si trova qui. Ora lo faccio vedere. Provo questo, vado proprio a dormire. Permette di avere un tetto sulla testa, e quelle lì, quelle due lì sono le costruzioni. Queste in azzurro sono questo è il granaio, e questa è la pompa dell'acqua, è la turbina eolica che estrae l'acqua e va a riempire le vasche degli animali. Quindi 125 di metallo e su 1. 250 ogni blocco da 50, sono soldini che se ne vanno. E quindi mi tocca mettere anche due blocchi di acciaio qui. Ok. Poi bisogna costruire un po' di cose, ma al momento io direi di andare alla ferramenta ed acquistare il materiale che serve. Quindi riepiloghiamo. Un sacchetto di 50 kg da cemento costa 150, quindi metallo 125. Avendo anche il libro di istruzioni, so quanto materiale dovrò prendere. Ecco qua. Così poi dopo inizierò ad acquistare le prime mucche e a cercare di guadagnare. Vedere se riusciamo ad acquistare le mucche qua. So the priority that I use playing this game is not building the home, but building the barn first. Because I need to earn money selling milk product. Cemento 50, ok, so. Ok, 125, 2, 3, il mio inglese fa pena, ma quando ti dico fa pena sono stato molto molto buono con me. Il mio inglese è molto maccheronico, ma cerco di farmi capire un pochettino. Sono forse il peggior streamer che cerca di fare le sue live in bilingue, ma anche in lingua madre. Ci provo, ma se a qualcuno fa sorridere mi fa piacere, anche perché questo tipo di live devono essere leggeris. Leggera, leggera. Ok. Devo spostare questo. Anche perché, sai, alcuni, diciamo così,
follower del canale, ma anche quelli lì che seguono, oltre a Twitch, anche il canale YouTube. Dalle visualizzazioni vedo che sono paesini, non tutti guardano i video dall'Italia, quindi siccome io faccio anche una sorta di video tutorial durante la live, allora cerco di comunicare anche con le altre persone, nonostante il mio inglese maccheronico non sia il massimo, però ci provo, dai. Il tedesco è una lingua molto complessa. Io l'ho studiata a scuola, però non sono mai riuscito a capire bene per chi non mi entrava. Ma forse dalle immagini, anche se comunque se parli lentamente, loro in qualche modo possono anche utilizzare un traduttore audio. La mira fa letteralmente piena. Ecco qua. All'inizio questo gioco devi per forza di cose cacciare. E la fonte di guadagno maggiore è proprio la cacciagione. Quindi, anche come ti dicevo prima, Gippo 23 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. grazie mille, benvenuto Jeep 23. Thank you for the follow. Welcome to the stream, welcome to the channel. Ciao Talebano, buon lavoro. Grazie ancora per essere passato in live, in live. Ui, Jeep. Jippo, grazie mille per il follow. Benvenuto nel canale. Ah, sei amico di Talebano? Vabbè, allora proprio perché sei tu ti faccio pagare il triplo. No, scherzo, dai. La metà della metà della metà. Allora perché sei l'amico di Talebano. Allora, approfittiamo e vendiamo al ristorante qua. Vediamo un po'. Il moltiplicatore 1,4. Ma noi vendiamo lo stesso. Perché abbiamo bisogno di guadagnare 45 dollari, so sempre. A parte gli scherzi, se lo comprate io mi farebbe piacere, insomma, fare un multiplayer con gli amici. Quel poco di cose che so, potrei darvi qualche suggerimento. Day One mi pare che quello lì, Open Space, una cosa del genere. Non so se tu o un altro amico che è passato nel canale mi disse qualcosa del genere. E vabbè, Gioppo, tu se hai fai una cosa, se hai il gioco, vai su Steam e aggiungimi come amico. Double Logistica è sempre questo l'account. Così quando sei online e vuoi fare una sessione di gioco, io posso invitarti o essere invitato da te. Orsacciotte, così.
Questa non mi ha visto ancora, questa dormendo. Questa è quella parte più difficile. Eccolo qui, vieni, orso Chotten. Orso Chotten. E questa è l'area più pericolosa del gioco, perché è piena, piena, piena di orsi. Sbucano all'improvviso, eccolo, uno sta là, uno potrebbe sbucarmi dovunque. Allora, vediamo se l'orso Chotten mi ha visto. Bravo, orso Chotten. Orso Chotten, vieni. E questo si fa solitamente lo faccio soltanto nella parte iniziale della sessione di gioco. Ciao Talebano, grazie per essere passato. Grazie mille. Scusami, ma ero preso dal gioco qua. Con gli orsi non si scherza. E dicevo appunto che quest'area qui, vorrei mostrarla sulla mappa, che è questa qui. È la parte più pericolosa, perché qui sbucano gli orsacchiotti, gli orsacchiotte. Allora, visto che così, io direi quasi quasi di, sperando di riuscire a caricare il tutto, perché qua devo comprare le borse frigorifero, ma al momento non posso perché le finanze non me lo consentono. Fammi guardare intorno se c'è qualche orso. Vediamo un po'. Allora, è una bella impresa qui dopo metterle uno sull'altro. Ok, andiamo avanti. Questo qua. E vediamo se siamo fortunati. Se riusciamo. A metterle una sull'altra. Niente, di nuovo la stessa storia. Vediamo un po'. Allora, questo è questo qua, dovrebbe essere, però qua non la prende, qua nemmeno, qua nemmeno, qua nemmeno. Ah, la, 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 la. E niente. Ma ci divertiamo a mettere. Ma guarda, sinceramente non mi creo il problema, anche perché non credo di essere uno streamer particolarmente interessato per il format che porta. Personalmente, diciamo che l'importante è che si divertano, poi se magari l'interazione non è particolarmente alta, non è un problema. Voglio dire, l'importante è che almeno, come dire, non dico si divertano, ma trovino qualcosa di rilassante, di interessante. Infatti il mio scopo, il fatto che parlo con una voce così, diciamo, non è per fare o emulare la ASMR, ma è semplicemente per non creare
una live particolarmente una live diciamo così esagerata, ma una cerco di fare una live atipica in relax. Mi è successo un'altra volta sto fatto qua. Dimmi che tipo di sondaggio, così magari se posso aiutarti dando una piccola risposta. Certo, la risposta mia non è quella di una persona esperta, però tante volte può tornare utile. Un po' se ci riesco. Ok, forse ci sono riuscito. Vediamo un po' se cane. Andiamo al ristorante. Ok, qua dopo devo fare anche il pieno di benzina. Bella domanda. Potrebbero esserci tante ragioni. La questione, diciamo così, non per loro non è particolarmente, come dire, interessante, forse il termine non corretto, diciamo che un po' così, sono un po', parliamoci chiaramente, pure un periodo un po' così questo qua, però evidentemente saranno non interessati o semplicemente si scocciano, ognuno agisce in maniera differente e diversa, quindi non, diciamo che questo è il mio pensiero, perché poi con tutti questi gruppi di WhatsApp diventa anche un po' problematico stare indietro a tutte queste notifiche. Potrebbe essere anche questa una spiegazione, ma questa è quella, diciamo così, che io credo che possa essere la più plausibile. Poi dipende da che dipende. Bravi ragazzi, sostenete i piccoli streamer qua, bisogna darsi una mano, almeno noi che ci stiamo facendo le ossa qua. Ragazzi, io vi ringrazio, la live termina qui e il prossimo appuntamento per Ranch Simulator è mercoledì, quindi vi aspetto. Grazie a tutti per aver seguito la live. Thank you for following the live and see you
next. Bye bye. Ciao a tutti.